Perché al centro di tutto questo, questa idea appunto della linea in prospettiva dell'arte occidentale si è concretizzata con una mostra che si è chiamata L'anima e il volto al Palazzo Reale di Milano, che probabilmente alcuni di voi anche hanno anche potuto vedere fra il 98 e il 99. E io vi faccio vedere semplicemente la prima è l'ultima opera di quella mostra che secondo me spiega tutto, insomma spiega intuitivamente già tutto, o quantomeno molto. La prima opera della mostra era questa, quella che vedete a sinistra, questo è un disegno di Leonardo da Vinci ed è un disegno per la battaglia di Anghiari che dipinse al Palazzo Vecchio di Firenze, quella per il quale ogni tanto i giornali ne parlano, insomma ancora si tentano dei sondaggi, perché è poi stata ricoperta dei dipinti di Giorgio Vasari. Secondo me praticamente assolutamente inutile la ricerca, non si troverà più nulla, ma insomma Leonardo la dipinse, e la dipinse però con una tecnica sciagurata per i tempi, che era la tecnica a encausto, e già dopo una trentina di anni le cronache dicono insomma di quel formidabile e fondamentale dipinto non resta più nulla. Ed è incredibile che le due opere veramente fondanti di tutta l'arte moderna, che sono appunto la battaglia di Anghiari dipinta da Leonardo e quella che doveva essere di fronte, la battaglia di Cascina, per la quale Michelangelo eseguì solo un cartone, entrambe non esistono più, insomma, sono sparite, sono vanificate, sono volate nel nulla. Leonardo, ripeto, perché non fu abbastanza... non volle eseguire la tecnica dell'affresco, quella che permette la durata nel tempo appunto delle opere. Il cartone di Leonardo fondamentale è invece andato, è stato eseguito il disegno, è stato messo lì sotto al posto dove doveva essere eseguito l'affresco ed è andato letteralmente consumato, perché arrivavano i pittori, lo toccavano e ne conosciamo delle derivazioni fatte da molti di coloro che l'hanno visto, ed è sicuramente tutto, i frutti sono stati immensi, perché Pontormo, Rosso Fiorentino, tutto il manierismo fiorentino che è seguito da lì a poco sono figli appunto di quel cartone di Michelangelo. Leonardo dunque, per il suo affresco, che è una scena di battaglia, se andate a vedere la mostra di Leonardo che c'è al Palazzo Reale a Milano, c'è una derivazione dipinta, quindi lo vedete, insomma non vedete naturalmente l'originale, ma la sostanza la vedete. Leonardo esegue molti disegni a quell'uopo. Il tema è una battaglia, appunto, la battaglia di Anghiari, cioè un momento di violenza, è l'attimo in cui si scatenano le forze della oscure appunto della violenza. Ecco, quello che va detto è che le letture superficiali di Leonardo sono assolutamente inutili e anche fuorvianti, capite? C'è un pochino, devo dire la verità, ne risente anche la mostra di Milano, c'è una tendenza insomma a leggere in superficie Leonardo che lo deculta al punto proprio da falsificare. Leonardo emette, e qui veramente non c'è letteratura che tenga. Leonardo è veramente una mente prodigiosa, è incredibile, veramente quello, quando si legge quello che, non solo quello che ha fatto, ma quello che ha scritto Leonardo, si toccano dei punti di incredibile, veramente incredibile modernità. Per esempio, nella fattispecie, intorno a questo affresco, che il cui tema è appunto la violenza, le forze oscure della violenza, Leonardo scrive anche una serie di considerazioni che sono veramente magiche, insomma, delle quali non si capisce fino in fondo la portata, proprio non si riesce a capire fino in fondo la portata. Devo per inciso dire che io non so se qui ci sia, ma è appena uscita la riedizione del mio libro Leonardo Studi di Fisionomica, dove riporto appunto anche questi pensieri che Leonardo ha formulato al riguardo. Non so se ci sia, è uscito da poco, libro che era uscito nel 1991, appunto ed è il primo, il testo costituisce il primo capitolo appunto di questo libro.
Leonardo dunque si dà a rappresentare l'atto della violenza e nella fattispecie scrive a proposito, vi do solo un esempio, scrive a proposito di questo dipinto la frase seguente, naturalmente la traduco un po' in italiano moderno, dice: forza, dico essere virtù spirituale, cioè la forza è fatto di spirito, di anima, non è fatto di muscoli, il che per inciso è una delle idee che oggi più diffuso, qualsiasi palestra dove si pratichino arti marziali o ancora più nobilmente nell'uso nobile appunto delle arti marziali, idea diffusa insomma che è entrata nel pensiero comune. Forza, dico essere virtù spirituale, la quale fa di tutto per abbattere ciò che si frappone al raggiungimento dei suoi fini, e fin qui è chiaro, e una volta che li abbia raggiunti, contro se stessa si rivolge e se stessa uccide. Capite che quando 4 secoli dopo Freud comincerà a parlare di autolesionismo, di masochismo, cioè di una energia che ognuno di noi è portato, insomma, prima o poi a rivolgere contro se stessa, questa è la chiave, insomma. E questo non è che uno di quei pensieri, ripeto, li ho riportati tutti nell'altro libro. Capite, è un delitto, veramente un delitto, non capire che un risultato grafico, disegnativo come questo di Leonardo deriva da questo incredibilmente profondo strato di meditazioni e di pensieri. Se si riduce Leonardo appunto alla soluzione appunto di un disegno, insomma, veramente si perde la incredibile potenza intellettuale di questo uomo, del quale qui parliamo di questo tema che peraltro per me è fondante, proprio è centrale in tutta la sua storia, e non parliamo di tutte le altre aperture del suo pensiero, che però convergono sempre intorno a questa idea di uomo e di umanesimo, insomma, in qualche modo, come lo concepiva Leonardo al tempo. Dunque, forza, questo dice Leonardo, questa è l'idea che fa sì che nel 1503 concepisco un disegno intanto di straordinaria bellezza come questo e di straordinaria novità con tutta la sua ricchezza, insomma, tutta la ricchezza che si porta dietro. Quando in quella pittura, in quel momento, in quella civiltà arriva un uomo che porta delle idee come queste, il risultato non può che essere sconvolgente. E non si capirebbe d'altronde perché Leonardo ha effettivamente sconvolto la pittura, avendo dipinto una città a quei tempi tutto sommato non centrale, non fondamentale come Milano. Insomma, Leonardo è stato effettivamente un punto di rottura, non era né a Roma né a Firenze, né le capitali in quel momento centrali della pittura. Questo ha fatto Leonardo 1503. Quel dipinto, l'altro dipinto invece che vedete, è un dipinto di Francis Bacon, il celebre pittore nostro contemporaneo, e ha per titolo Ritratto di George Dyer. George Dyer era l'amante di Bacon, rapporto naturalmente violentissimo fra i due, protrattosi per lungo tempo, finché un certo giorno, il giorno in cui Bacon inaugura la propria mostra al Grand Palais di Parigi, quel giorno telecamere, fotografi eccetera, proprio lì davanti al pubblico, gli portano la notizia che George Dyer si è suicidato nella camera d'albergo che occupavano insieme a Parigi. Ora, voi capite che fra queste due immagini corrono 470 anni. 470 anni che nella storia dell'umanità sono nulla, un soffio. Eppure l'umanità è cambiata completamente. Insomma, in 470 anni un uomo, la forma di un uomo nudo, quindi levate la moda, insomma tutta la storicità dell'immagine, non cambia in nulla, insomma è sostanzialmente se stessa. Nell'arte cambia in modo drammatico, vertiginoso.
vertiginoso. Tant'è che io mi sono sempre chiesto, l'ho scritto varie volte nel corso del tempo, se l'archeologo, un archeologo fra mille anni, l'archeologo del 3000, trovasse queste due immagini con le rispettive date, beh, insomma, sarebbe autorizzato a supporre tragedie antropologiche le più terribili. Insomma, qui è successo qualcosa, sarebbe autorizzato a dire qui è successo qualcosa. E invece che cosa è veramente successo? Quando, insomma, l'uomo di Leonardo è ancora l'uomo eroe, violento ma eroico, l'uomo di Francis Bacon è poco più che uno scarto di macelleria, insomma. E quello che è singolare è che quanto più diventa drammatico il tema di Bacon, tanto più la pittura diventa felice. Bacon è in verità forse il grande erede di Matisse, perché quel grande cerchio, quel grande ovale color mattone, e il beige appunto delle pareti, e l'azzurro bellissimo di quel cielo sullo sfondo, parlano di grande e ariosa pittura. E se non che, quanto più la pittura diventa ariosa nel contorno, tanto più diventa tragico il tema, perché quel grugno protratto nello spazio e quei coscioni sfasciati, insomma, parlano appunto di un uomo che è poco più che uno scarto di macelleria. Sono passati 4